con Thomas Torelli, regista del documentario Il sentiero della gioia, presentato a Roma ad Armonia Mundi giovedì 9 giugno 2022. Ben trovato. Buongiorno Federico, felice di essere con te e con tutti voi. Ce ne parli? Sembra facile, 4 anni di lavoro. L'idea del film è quella di cercare di raccontare la resilienza alla vita, far comprendere agli amici che ci seguono che la gioia in qualche modo è una scelta quotidiana e che non dovrebbe dipendere da ciò che ci succede. Ciò che ci succede dovrebbe essere neutro. Ciò che determina invece la nostra vita è il nostro approccio a ciò che ci succede. Quindi ciò che ci succede non è bello o brutto. Bello e brutta può essere un'interpretazione a ciò che ci succede. E infatti nel film parliamo di questo attraverso scienziati, psicanalisti, filosofi di vario genere, e poi attraverso 3 storie vere di persone che hanno apparentemente vissuto cose insuperabili e che invece hanno trasformato in un'opportunità. E questo in qualche modo è il messaggio del film. Come era nato tutto? Perché in qualche modo questo è anche il cammino della mia vita e professionale. Io faccio film solo su cose che in qualche modo mi appassionano, che voglio studiare e che quindi voglio raccontare attraverso il mio studio. Nei film precedenti avevo già parlato di questo in altri modi, però sentivo l'esigenza di approfondirlo in maniera più completa e quindi ho deciso di fare questo film. Poi tu che sei cinematografaro, insomma qualcosa di esperto di cinema, comprenderai certe dinamiche. All'inizio nel film c'era soltanto la parte, diciamo, degli esperti, chiamiamola così. Dopo già 2 anni di lavoro mi sono reso conto che quella parte lì non bastava, perché riuscivamo a raccontare bene la teoria, ma servire in qualche modo qualcosa di pratico, un esempio. E quindi ho bloccato il montaggio e ho cercato delle storie reali che potessero trasferire il messaggio in maniera più pratica, più concreta. E quindi ho messo delle storie vere che sono in qualche modo il cuore e l'anima del film. Ecco, come lo hai strutturato a partire da queste interviste ad esperti e a queste 3 storie? Sostanzialmente ci sono queste 3 storie che partono dall'inizio e arrivano in qualche modo alla conclusione, quindi si racconta prima la problematica e poi come loro sono riusciti a interpretarla e trasformarla in un'opportunità. E poi all'interno di queste 3 storie ci sono intervallate Salvatore Brizzi, Alberto Simone, che tra l'altro ci sarà anche alla proiezione qui a Roma, Francesca Poli, che è una grande psicanalista, Germano Biala, che è un medico ricercatore, grande scienziato, tutte persone che portano in qualche modo la loro conoscenza più rispetto all'argomento in maniera astratta. Quindi c'è questo incrocio tra storie vere e parte più astratta, che però serve a far comprendere quello che stiamo raccontando da tutti i punti di vista, sia emozionale che poi pratico. Com'è stata la scelta degli interlocutori e interlocutrici? È sempre complessa, una delle parti più importanti del lavoro, no? Sia la scelta dei personaggi, dei protagonisti, che degli esperti avviene attraverso tanto studio, perché poi diventa determinante, no? Riuscire a far comprendere tutto quello che si sta raccontando in maniera chiara, in maniera emozionante. E quindi per riuscire a raccontarlo attraverso vari punti di vista abbiamo coinvolto tante persone diverse tra loro. C'è la parte filosofica che si incrocia con quella della psicologia, che ci parla di quanto, insomma, diventa fondamentale trovare il proprio talento per riuscire a esprimere anche la gioia e vivere in quell'energia, no? In quello stato. Dal punto di vista psicologico ci raccontano che se tu riesci a trovare te stesso, a trovare la tua via, e tutto comincia a funzionare. Dal punto di vista filosofico ce lo dicevano antichi greci, 4.000 anni fa parlavano di eudaimonia, cioè eu è il bene, daimon è il nostro demone, la nostra ispirazione, il nostro fuoco sacro. Quindi se tu trovi il bene della tua anima, in qualche modo tutto comincia a funzionare. Nel film poi si parla della parte in qualche modo anche quantistica, quindi la fisica quantistica, cioè noi siamo un campo di energia, un campo vibrante, la qualità della vibrazione che emaniamo determina ciò che ci succede fuori. Quindi comprendere che in realtà è tutto dentro di noi. Molto spesso la gente vuole combattere fuori per risolvere ciò che invece potrebbe risolvere soltanto cambiando la sua percezione e cambiando e lavorando dentro. E le 3 storie invece come le hai trovate? Anche lì studiando volevo 3 storie che fossero diverse tra loro e forti comunque. Diverse tra loro sia come storia che come carattere dei personaggi. Infatti c'è una donna che è nata con un problema fisico, poi c'è invece un'altra ragazza che ha avuto invece questo problema a metà della sua vita, una ex campionessa olimpionica. A un certo punto ha avuto un problema per cui è dovuto attualmente reinventarsi. È un ragazzo che ha avuto un tumore al cervello e che ha trasformato la vita e ha trasformato anche lì
in un'opportunità. E quindi raccontano queste tre storie, ma sono tre persone totalmente diverse tra loro. Un uomo, due donne, una che c'è nata, una che è successo. Però è sorprendente vedere come in qualche modo loro sono riuscite totalmente a trasformare questa cosa, la loro esperienza, in qualcosa di propositivo. Non dico bello o brutto, dico qualcosa che poi è diventata un'opportunità. Mahatma Gandhi, no? Ci diceva: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Questo è in qualche modo il senso del film, no? Chiudere l'ombrello e dire: io, a prescindere da come va, ballo. Ci dai tutti i riferimenti web? www.uam.tv, che è UAM, l'acronimo di Un Altro Mondo, che ho fatto nel 2014, da cui poi è nata la TV, e si può iscrivere alla TV e vedere tutti i film, insomma, di questo genere, e tra un po' anche questo film qua, che uscirà tra un mesetto nella TV, o comunque alla newsletter per sapere tutte le proiezioni e le varie cose. O altrimenti thomastorelli.com è il mio sito, anche lì si può iscrivere per seguirci. E il 9, giovedì, visto che siamo a Roma, facciamo una proiezione ad Armonia Mundi, è una libreria, che però ha anche una sala dietro la libreria in cui si possono fare proiezioni e cose. E ci sarà anche Alberto Simone che farà un intervento, una piccola conferenza. Il documentario Il Sentiero della Gioia a Roma, libreria Armonia Mundi, giovedì 9 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Thomas Torelli. A presto! Grazie, un abbraccio a tutti, grazie Fede.